ora ci sopravvivete di meglio. Da una parte le tante belle notizie per la nostra causa, perché molti nuovi paesi hanno deciso di abolire e sospendere la pena di morte e di dire sì alla vita. Dall'altra, in questo tempo, abbiamo visto tante, troppe persone morire. L'umanità deve cambiare, è il tempo. Nessuno si può illudere di restare sano in un mondo malato e triste. La pandemia ce l'ha insegnato. Non c'è nessuna guerra che non ci porta, nessuna equidistanza possibile contro la vita. Dobbiamo aiutare il mondo a scegliere, vita o morte. La nostra battaglia per la vita è una lotta contro l'ingiustizia, che è come un'aria cattiva. Una nube che toglie il respiro e finisce per toccare e inquinare la vita nera. Proprio da questo luogo, così ben consentito, ma che ha visto tanto male, e dove gli uomini uccidevano altri uomini come fosse uno spettacolo o un gioco, proprio da qui vogliamo ribadire il primo. Ogni omicidio cambia il mondo in peggio. E che la pena coinvolge tutti e disumanizza tutti. Abbassa ognuno a livello di omicidio e fa diventare assassino a sangue freddo lo Stato, anche a nome di un cittadino. Trasforma gli uomini, fa degli esseri umani delle vite. La pena di morte è come la guerra di un intero Stato contro un Dio. Il mondo è stanco di morte, di scontri e pace. È stanco di piangere le vittime dei conflitti. Come fare allora? Cosa possiamo fare? Dobbiamo guardare in alto. Dobbiamo guardare in cielo. Quest'anno vogliamo dedicare un pensiero a loro, i tanti amici che non ci sono più e che hanno accompagnato come una scia luminosa il nostro cammino per l'abolizione della pena di morte. Amici che hanno lottato e ci hanno insegnato molto, come Dominique Grimm, come Dimitri e Tamara Cicunova, come Bill Peck, e tantissimi con loro sono diventati stelle luminose, mentre il buio della pena capitale del mondo si è ristretto. Per questo stasera, qui e in migliaia di città nel mondo, scopriamo una verità semplice, che non è mai giustizia vera senza vita. E la violenza e la morte si combattono solo con la vita. Vogliamo più vita. Si può. Con il tuo impegno, con Cities for Life, nel mondo riprende forza una vita a misura di tutti, senza cuore. Con te, insieme, il futuro è già iniziato.